Buonasera a tutti gli sportivi piombinesi e non. Siamo qui con Marco Andreazza alla fine dell'incontro con Valsesia. Una vittoria nettissima, Marco. Ancora una volta ci confermiamo in casa con un impegno per 40 minuti senza mai sottovalutare nessun avversario. Ma questa è la storia di questo gruppo da tre anni. Io prima non lo so perché non c'ero. Io so che eh, chi ha vinto qua in questi tre anni, quei pochissimi che hanno vinto qua, lo hanno fatto soffrendo e contro una squadra la mia che dà sempre il 100%. Quindi con me eh, non esiste sottovalutare, men che meno stasera, perché sapevamo di avere di fronte una squadra che veniva qua senza niente da perdere. Il mio amico Bolignano è uno bravo a preparare le partite, gliel'aveva incartata a Omegna dove loro erano andati a vincere. Noi avevamo visto delle cose, ci siamo fatti trovare pronti. Avevo detto che i ragazzi non sono stupidi perché sanno che se una squadra va a vincere Omegna è una squadra da non sottovalutare. Siamo stati bravi a rispettarli e a giocare con... Con grandissima, con grandissima serietà e impegno per 40 minuti. Una domanda: questo finale di partita. Innanzitutto, non te lo volevo fare un'altra prima, scusa. <ride> per i primi due quarti, l'attacco non ha brillato tantissimo. Cosa c'era e non andava? Diciamo che. Eh... 34 punti che mediamente possono essere un bottino anche sufficiente, secondo me non lo erano per due motivi. Uno, perché abbiamo giocato sotto ritmo. Abbiamo pensato un po' troppo, eravamo in ritardo nelle scelte e questo ha portato a fare degli errori banali. Ma soprattutto ho detto all'intervallo, ho detto ai ragazzi che è una squadra che stava difendendo come noi eh, con 22 punti lasciati agli avversari, di cui almeno 8 o 10 con degli errori evitabili, doveva giocare in attacco con più leggerezza, con meno, con meno pressione e così poi è stato nel terzo quarto, perché effettivamente nel terzo quarto quella è la pallacanestro che dobbiamo tendere a fare eh, sempre. Allora una domanda, per quanto giocatori esperti è difficile dire per certi giocatori certe cose, però dico secondo me questi, questo quarto finale, questo finale di partita, giocato un po' più in scioltezza, può, può aver dato una bella mano sia a Iardella che a che in fase offensiva avevano qualche difficoltà nell'ultima partita. Allora Iardella, come l'anno scorso, avendo saltato tutta la preparazione, eh, è, sta entrando in condizione adesso, è ancora indietro, però è un ragazzo serio. È un ragazzo che si sta allenando al 100% e anche di più, per cui il vero iardella lo vedremo, secondo me, tra qualche settimana. Già averlo così per noi eh, è un punto di riferimento importante, però può migliorare molto. Su Eli Antonio, io credo che se uno guarda. La, le partite con occhio attento, non basandosi solo sul tabellino, credo sia stato uno dei migliori giocatori di questo inizio stagione. Se poi si pensa ad un giocatore da 25 punti a partita, li può fare, ma li può anche non fare perché fa tantissime altre cose. Sicuramente deve avere un po' più di fiducia nel suo tiro da fuori quando è. Un'azione ben costruita perché questo ci può permettere di aprire la scatola e di andare dentro le aree avversarie con un po' più di facilità, però siamo in crescita, stiamo lavorando su queste cose qui. Se mi ricordo l'anno scorso, ciao, su, se mi ricordo sull'anno scorso, alla quinta giornata, quando siamo andati a giocare a Cecina, eh, è stata una, una partita una delle più brutte della, della mia gestione, qui siamo alla sesta, credo che siamo leggermente più avanti di quella partita lì, per cui il cammino è lungo, eh, però i ragazzi sta, ce la stanno mettendo tutta e sono convinto che, che arriveremo a toglierci le nostre soddisfazioni. Una domanda proprio sul proseguo sul, sul, del cammino e chiudiamo, um, in casa stiamo macinando eccezionalmente. Però io sono convinto che la differenza in classifica si fa con le vittorie fuori casa. Occorre ora alzare un po' il passo fuori. Sì, ma come dicevamo l'anno scorso, cioè, le vittorie valgono tutte e due perché non cioè, se tu pensi che noi abbiamo perso la prima giornata a Aumegna e abbiamo perso poi a San Miniato, dove a 50 secondi. Dalla fine se Guglielmo segna lay up da sotto. Siamo pari in due campi dove possono perdere tutti. Per cui alla sesta giornata è troppo presto. Secondo me, è come sempre: undicesima, dodicesima fine giorno d'andata per avere un, uh, un, un valore, poi conta molto. Ne parlavamo con lo staff prima della partita il turno di riposo, sabato andiamo a Olegio che è un mese che non gioca in casa, sulle prime sei partite ha giocato una partita solo in casa, quindi ci sono troppe variabili, bisogna giocare partita dopo partita, bisogna vincere, poi se vinciamo in casa e vinciamo anche fuori meglio, ma bisogna stare concentrati partita dopo partita. Va bene, allora prepariamo Olegio. Vai, grazie, Marco. grazie. ciao.